Col Gran Premio di Francia a Magny-Cours siamo praticamente a metà campionato, la settima prova. In effetti ci sono parecchie novità, soprattutto per quanto riguarda i top team. Vediamo con l'ausilio dei disegni di Giorgio Piola di capire un po' questa tecnica dove è andata. La Ferrari soprattutto ha portato novità interessanti sulle sue vetture, alcune dal punto di vista aerodinamico, altre proprio delle sospensioni attive. Iniziamo da quelle dell'aerodinamica, che sono anche le più facili. Vediamo, questo è il nuovo muso in confronto con quello vecchio. Vediamo che è cambiato completamente il supporto, che ha una forma più arrotondata, è molto simile a quello della Benetton di Barna. Difatti questa modifica è stata fatta da Barna. Vediamo invece il vecchio supporto, era più lineare e l'alettone era montato in una posizione forse più avanzata rispetto al muso, lo vediamo. Era un alettone completamente rettilineo, mentre invece questo è un alettone, diciamo, a rientrare nella zona centrale. Nuovo è anche di ferro, ma totalmente diverso, anche il flap anteriore, che è più stretto, però è molto più grande in questa zona. Anche le paratie sono diventate più incurvate in questa zona e hanno questa parte semichiusa nella zona posteriore. Quindi novità di aerodinamica, soprattutto nel muso. Anche il profilo estrattore è stato modificato con delle paratie aggiuntive. Proseguiamo con il discorso Ferrari, che ha parecchie novità, non sono eclatanti ma servono, perché è una sommatoria di piccoli accorgimenti. Sì, soprattutto nelle sospensioni attive. Questo è lo schema che era stato introdotto prima, completamente attivo. Questo era l'attuatore idraulico, che lo vediamo coassiale al puntone, e poi a 90 gradi andava in questa direzione, sempre con un attuatore controllato elettronicamente, al cui interno c'era una piccola molla che qui è tratteggiata. Siamo passati invece a uno schema molto più semplice e vicino a quello utilizzato dalla McLaren, cioè delle molle tradizionali, un ammortizzatore tradizionale, in cui sempre coassialmente nella parte superiore è stato montato il martinetto idraulico controllato elettronicamente. Questa è la elettrovalvola. Se al retrotreno questo cambiamento non ha richiesto grosse modifiche, invece all'avantreno hanno dovuto lavorare molto. Non ho ancora terminato i disegni, ma questo era lo schema vecchio. Aveva l'attuatore idraulico in questa posizione, veniva infulcarato dentro e poi la parte che abbiamo visto a 90 gradi veniva a finire qui con qui il suo comando di controllo delle elettrovalvole. Nel nuovo, per poter mettere le molle, è stata aperta una più grossa apertura nel telaio. Qui è iniziato l'ammortizzatore con le molle, che continua in questa zona e va a infulcarsi qui. E in questa parte è stata fatta una carenatura, che è molto visibile dall'esterno, una carenatura proprio per coprire questo buco maggiore nel telaio e anche per rinforzarlo, perché sappiamo che questa zona del telaio è molto critica, è quella che viene passata anche ai crash test. Difatti la Ferrari ha mandato alla federazione tutti i dati per dimostrare che, nonostante la maggiore apertura, perché lo vediamo in questo disegno l'apertura era piccolissima, la scocca invece è diventata più robusta. Ultimi consigli a Christian Fittipaldi, il giovane, da parte del padre Wilson, fratello del grande Emerson, che sta tuttora correndo con ottimo successo ad Indianapolis. Gli vogliamo proprio interrompere così per capire quali sono i consigli che dà il babbo. No, lui era qui nella prima curva, stava guardando tutte le macchine e dopo noi sempre parliamo per vedere quali sono quello che vanno veramente forti, quali sono quello che hanno un po' di problemi. Quindi i grip, diciamo, gli assetti, come sono stati scelti, quali sono i risultati in pista, insomma. Quindi hai praticamente il consulente sul posto. Cosa ti diceva adesso? No, stavamo parlando quali sono le macchine che vanno bene lì con molto peso, con il pieno, quali sono le macchine che hanno un po' di problemi, perché se uno riesce a fare quel curvone lì bene, puoi sorpassare dopo nel dritto. Comunque se c'è tanto problema lì, poi nel dritto perdi, no? È molto perché va giù di giri, esatto, e non ce la fai a riprendere. Esatto, sì, sì. E questo è molto interessante. Quindi il punto clou di questa pista è quel curvone che immette al rettilineo praticamente, no? Sì, secondo me sì. La macchina ha bisogno di stare neutra. All'inizio della gara forse un po' sottosterzante, perché dopo le gomme posteriori vanno via e la macchina comincia con un po' di sovrasterzo, allora è bisogno partire con una macchina neutra un po' sottosterzante lì. Casa Benetton ieri diceva appunto Flavio Briatore che si mordeva le mani per una scelta sbagliata
di gomme, che probabilmente oggi però potrebbe tornare utile, no? No, no, sbagliato, c'è un rischio che abbiamo valutato e poi abbiamo chiuso gli occhi e l'abbiamo fatto. Oggi però sembra che con la temperatura che abbiamo può darsi che siamo vicini a una soluzione forse meglio di quella di tutti gli altri. Di solito ci dà sempre questa fotografia a seconda di com'è la strutturazione proprio dei primi, no? Com'è composta la griglia. Cosa vedi davanti e nella parte subito immediatamente successiva? Allora, cosa potrebbe succedere? Ma è imprevisibile con le due ligie soprattutto, perché hanno velocità in rettilineo con la potenza e se loro fanno una buona partenza sarà estremamente difficile sorpassare loro, anche se loro sono un secondo più piano al giro con il pieno. Poi al mio fianco c'è Jean e poi Schumacher. Lì anche dipende la partenza, credo che la Benetton dovrà andare bene in corsa nella gara e ha anche velocità di punta per sorpassare, perciò loro credo dei primi sette, a parte le due Williams, la Benetton è quella che ha più potenziale tecnico nella corsa e poi le due Williams. Comunque, come foto di gruppo, senz'altro, a parte le due che scattano subito, sarà da vedere, interessante, speriamo che il regista si soffermi sul vostro gruppo proprio, no? Sì, con tutta dipende dalla partenza, se riusciamo a sorpassare le Williams in partenza e Jean e Schumacher dietro loro, allora forse potrei guidare soltanto avendo in testa le due Williams e avere un po' di più tranquillità. Invece se la Benetton viene insieme sarà molto difficile, o anche se è davanti sarà molto difficile per me.